avete vista in TV? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Con la voce un po' strozzata in gola vi dico grazie. Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato durante la mia apparizione al programma Tempo e Denaro su Rai 1. Il 4 novembre ero in diretta a mostrare le cose che facciamo qui su Arte per Te e a suggerire alle persone che riciclare è meglio che buttare. Perché ragazzi, sì, questa è la citazione da un cartone animato che vede mio figlio. Perché, sì, è importante che passi questo messaggio anche in TV. E Tempo e Denaro mi ha dato la possibilità di farlo, inaspettatamente. Non solo non era uno scherzo, ma è stata una bellissima esperienza che io ho potuto vivere sicuramente, ne sono convinta al 100%, grazie a voi. Perché ho un grande pubblico, perché mi seguite, perché mi volete bene, perché sono seguita da persone per bene, perché anche il tenore dei commenti fa molto nella scelta magari di uno youtuber da mandare in TV, e quindi grazie, perché è tutto merito vostro se ho potuto vivere questa esperienza. È stata un'esperienza divertentissima, formativa, dai molteplici aspetti, formativa sia psicologicamente per me, perché mi sono trovata impreparata per la prima volta ad affrontare un'esperienza. Era totalmente nuovo quello che stavo affrontando, andare in diretta, il terrore si è impossessato di me, e se sbaglio, e se cado, e se mi aramazzo dei tacchi, e se dico cose, se sbaglio il congiuntivo, oddio, ho veramente avuto molta molta paura, ma una paura propositiva, diciamo che era un senso di responsabilità verso il dottor De Risi, che è appunto l'autore del programma, che tanto gentilmente mi ha invitata e che non volevo deludere, soprattutto, ecco, non volevo rovinargli la trasmissione con qualche papera colossale. Quindi la prima sensazione che ho avuto è stata quella, poi però la voglia di dimostrare che i contenuti di YouTube possono reggere anche la televisione, e quindi la voglia di far vedere che quello che si fa qui su YouTube ha un'impronta professionale, proprio come quello che si fa in TV, seppure noi siamo conduttori, autori, programmatori, montatori dei nostri contenuti. La cosa, vi racconto un po' com'è andata. Allora, sono arrivata, loro sono stati di una gentilezza, ma di una gentilezza inimmaginabile. Io voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Luca De Risi, che è l'autore, voglio ringraziare Lise Isoardi, che è stata di una gentilezza incredibile, molto disponibile. La vostra curiosità in generale è andata sulle cose più certo gossipare. Come sono le truccatrici della Rai? Bravissime. Io devo dire, essendo neofita, non sapendo come si svolgesse la situazione, sono arrivata già truccata. Il trucco che avete visto in TV l'ho fatto io, però sono voluta passare dalla sala trucco per farmi controllare dalle truccatrici per vedere se era un lavoro fatto bene o se era da cancellare e rifare. Loro mi hanno dato il benestare, comunque mi hanno passato un po' un opacizzante, il parrucchiere mi ha volumizzato un pochino i capelli e via. Sono carinissime, sono molto brave, perché ho visto il loro lavoro su altre persone. Hanno tutti i prodotti MAC, se vi può interessare. Brave, disponibili, tutta la gente che lavora dietro le quinte è di una gentilezza incredibile, perché proprio ti sorridono, ti mettono a tuo agio. Io vorrei ringraziare tantissimo le ragazze che hanno sistemato gli oggettini di Arte per Te sulle teche, perché gli oggettini di Arte per Te sono oggettini homemade, quindi hanno sempre una struttura casereccia, ma su quelle teche, su quei tavolini, su quelle alzatine sembravano delle cose meravigliose. Quindi anche grazie a loro, se abbiamo fatto, e dico abbiamo perché quelle cose le abbiamo fatte insieme e qualcuna la vedrete prossimamente, se abbiamo fatto una bella figura. Ah, molti mi avete chiesto come mai non hanno menzionato il canale. Questione di copyright: YouTube non può essere menzionato se non dietro elargizione di dinè, e quindi probabilmente non è stato reputato necessario questo, perché la mia presenza lì non era in quanto YouTuber, ma era in quanto esperta di riuso. Loro hanno usato questo termine, su cui casomai parleremo in futuro. Bello, una bella emozione, una bella sensazione, ho imparato un sacco di cose, ho imparato anche come affrontare gli imprevisti, perché per esempio tutto lo spezzone, non so se voi avete visto il video, in caso vi lascio la puntata in questione qui linkata nel box informazioni in modo che possiate vederla, e circa il minuto 31 trovate me, c'è stato un cambio di scaletta durante la trasmissione. Io non mi sarei mai dovuta alzare
provare a far vedere gli oggettini e a mostrarli e a descriverli, però la conduttrice a un certo punto ha detto: sai che c'è, sicuramente lei li saprà descrivere in maniera più ottimizzata di me, li vado a descrivere lei. Non mi ero preparata nulla, quindi mi sono alzata e sono andata totalmente a braccio. Spero di essere stata all'altezza delle vostre aspettative, ma spero di non aver fatto fare né brutta figura a voi né brutta figura al canale. Io sono soddisfatta di come sono riuscita a tenere dentro la mia tensione, perché sinceramente ero molto molto tesa, ve lo dico in assoluta confidenza. Ho imparato tantissimo su come funziona la televisione, dovreste vedere gli studi che sono pazzeschi, le scenografie che cambiano in continuazione, il macello che c'è mentre si svolge la trasmissione, che poi viene totalmente occultato dai microfoni che registrano solamente quello che dicono i protagonisti, ma tutto intorno c'è un fermento pazzesco. Quante persone lavorano in Rai? Quante persone, vi dico che sinceramente dopo essere stata là pago molto più volentieri il canone, perché mi sono resa conto che c'è un indotto che mantiene vive tante famiglie, ed è una cosa bellissima che la Rai dovrebbe far venire fuori più spesso, perché è un'azienda enorme, è ben strutturata e tra l'altro fatta, per quello che ho potuto vedere io, di persone squisite. Perché ho voluto fare questo video? Per aggiornarvi e per ringraziarvi della vostra partecipazione, ringraziare voi, ringraziare tutti i miei amici youtuber che hanno manifestato la loro gioia pubblicando la mia presenza sulle loro pagine. Insomma, grazie a tutti, siete stati veramente carinissimi, facendomi complimenti, mandandomi mail, i miei amici anche che mi hanno scritto, hanno ripostato il link, insomma, un grande affetto. Scoperto di essere molto voluta bene, questo mi ha fatto tanto piacere. E poi perché ho voluto fare questo video? Perché reputo necessaria dire una cosa: la partecipazione a un programma di Rai 1 è sicuramente una bellissima esperienza, non è un punto di arrivo, non è niente, è un'esperienza bellissima che ho fatto grazie a voi e grazie alla mia, tra virgolette, intraprendenza di me nel mettermi qui sul tubo. Leggo moltissime mail di persone che dicono che di arte non riescono a vivere, che dicono che il settore arte è difficilissimo. È verissimo, ragazzi, sicuramente è verissimo, ma io sono l'esempio lampante di come la professione legata all'arte, anche se coniugata in un paradigma totalmente differente, possa addivenire a qualcosa. Si può costruire anche con l'arte, l'importante è non adagiarsi su binari precostituiti, non voler percorrere le stesse strade percorse da altri, puntare al sogno e cercare di arrivarci in maniera anche imprevedibile e creativa, come può essere buttarsi su YouTube, come può essere scrivere qualcosa e mandarla a una casa editrice, come può essere dipingere e mandare i propri lavori in tutto il mondo. Insomma, quello che voglio dire io con questo video è semplicemente: non mollare la presa, perché se un'ombretta, sì certo, ombretta ha studiato in tal senso, ombretta si impegna da 6 anni su YouTube costantemente, ma se come me, ma con persone che hanno studiato e persone che si impegnano, ce ne sono tantissime, abbiate forza, tenacia e credete sempre, tenete sempre stretta nel pugno la speranza che qualcuno dia valore al vostro lavoro. Ecco, per me questa partecipazione è stata questo, una ulteriore conferma che il mio lavoro qui sul tubo ha un valore e quindi un incentivo, una pacca sulla spalla, un dire ok, continua così. E questa pacca sulla spalla io voglio riversarla su di voi. Se avete questo sogno, se volete lavorare di arte, in qualunque settore voi vogliate lavorare nell'arte, non mollate la presa. Io non ho fatto la youtubers e basta, faccio anche altri lavori. Fate lo stesso per perseguire il vostro sogno, fate anche altri lavori che possano sostanziare la vostra marcia a fare poi un domani quello che vorrete. Quindi forza ragazzi, che di arte ci si può anche star bene. Detto ciò,
Chiudiamo questa parentesi bellissima, quindi grazie a tutti per avermela fatta vivere, sia alla RAI che a voi, perché le due cose secondo me sono strettamente collegate, e passiamo a un secondo argomento, perché sì, mi avete visto in TV, ma possiamo anche vederci dal vivo, e oggi ho tutti i particolari per dirvi dove, come, quando e perché. L'incontro 2016 di Arte per Te è ufficiale, si terrà a Bologna, presso la Fiera del Mondo Creativo. La nostra sala sarà all'interno del blocco D, quindi voi arrivate in fiera, passate i tornelli, entrate nello stabile, quindi alle 17 e ci vediamo al centro servizi blocco D della Fiera del Mondo, della Fiera della Creatività, il Mondo Creativo, sabato 26 novembre alle 17. Io sarò lì ad aspettarvi a braccia aperte per passare con voi un po' di tempo. Quest'anno ho voglia di chiacchierare con voi particolarmente, cioè ho voglia di strutturare tutto un discorso che verta sul canale, ho voglia di rendervi partecipi di come poter ottimizzare la fruizione del canale Arte per Te, di come poterlo fare diventare qualcosa di più che non un semplice assistere a dei video, che pur nella sua funzione primaria rimane comunque una funzione carina per chi vuole compagnia, per chi vuole apprendere qualche cosina in merito all'arte e alla creatività. Quindi ci saranno anche tantissimi sorteggi di premi, sarà con noi la Pentel, sarà con noi la Ferrario e magari troveremo anche altri sponsor per regalarvi degli strumenti per la creatività. Vi aspetto tutti alle 17 alla Fiera del Mondo Creativo, centro servizio blocco D, a braccia aperte, per darvi un bacio live e chiacchierare con voi, rispondere a tutte le vostre domande. Ci sarà anche Gabriele insieme a me, naturalmente, quindi per tutti i fan di Due Cuori Una Cappa, anche quello scorbutico, come ogni anno, sarà con me ad accogliervi. Vi aspetto con le braccia aperte e col cuore in gola per finalmente darvi quei tanti baci che vi mando per messaggio, quei tanti abbracci che vi scrivo in maniera reale. Basta chiacchierare, vi ho già annoiati abbastanza, queste le cose belle che mi sono accadute e mi accadranno, spero presto, quindi il vedervi e l'essermi fatta vedere da voi, e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video, che vi prometto sarà un video in cui ci sporcheremo le mani. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, grazie di cuore per il vostro affetto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!